Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Piovra. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi per tutto il supporto che ci date. Gli iscritti stanno aumentando, i video sempre più visti. Sono molto contento e anche molto fiero di questo. Allora, oggi non c'è quel rompicoglioni e quindi parliamo di qualcosa di diverso. Oggi parliamo della triste storia di John. John nasce nel dicembre del 1991, nel mio stesso mese, ma 2 anni prima. Il ragazzo fin da piccolo esprime un sincero amore per la natura e esprime ammirazione verso degli esploratori come David Livingstone. La madre era una collaboratrice di Chi Alpha o Chi Alpha o Vatte la Pesca, non lo so come si dice, comunque è un'associazione cristiana in America che si... diciamo, il suo intento è quello di promuovere i valori cristiani, quindi avvicinare per esempio gli studenti a Cristo in modo da plasmare poi in futuro una società più vicina appunto a questi valori che loro, a cui loro tengono molto, no? No, no, no. John nasce, cresce e corre quindi in un ambiente così pieno di valori che un giorno lo porterà a voler diventare un missionario. Dopo essersi laureato partirà in missione per portare appunto il cristianesimo in giro per il mondo, in posti molto lontani da casa come il Messico, il Kurdistan, il Sudafrica e le isole Andaman che sono nell'arcipelago indiano. Oh, allora, una di queste isole dell'arcipelago indiano si chiama l'isola di North Sentinel, è un'isoletta molto carina, che però lui nel suo primo viaggio in questo arcipelago indiano non c'è mai stato, però ha scoperto l'esistenza in quest'isola di una popolazione indigena chiamata Sentinellesi, il popolo dei Sentinellesi, e lui voleva proprio portargli questa dottrina cristiana, no? Quindi nell'ottobre del 2018 decide di partire in missione. Ora però sorgono dei problemi, ad esempio che questo popolo indigeno non è mai stato a contatto con delle persone che vengono dal continente, quindi sono, diciamo, immunodepressi, no? Non hanno gli anticorpi per tutte quelle malattie che ormai a noi ci fanno né caldo né freddo. Insomma, per capirci, anche un raffreddore potrebbe sterminare l'intero popolo. Quindi che fa John? Si vaccina a stecca, ma proprio a stecca, e si mette in quarantena per un periodo di tempo in modo da poter andare sull'isola e avere, diciamo, il minimo rischio di poter contagiare qualcuno di quel popolo con le malattie che si porta appresso dal continente. Prima di partire comincia anche a studiare dei metodi di comunicazione, quali metodi di comunicazione si possono avere con delle persone che fondamentalmente non sono a conoscenza di nessuna cultura al di fuori della loro. Cioè, per capirci, magari un qualunque gesto, un saluto con la mano, potrebbe essere inteso in modo non corretto dal punto di vista loro rispetto al nostro punto di vista, e quindi comincia a studiarsi tutti i metodi di comunicazione possibili. Oh, allora adesso John è pronto per partire, vuole proprio andare su quest'isola. Quindi che fa? Si prepara tutta una serie di cose, tipo delle carte illustrate in modo da aiutare la comunicazione con questo popolo, si porta delle medicine perché sai com'è, non si sa mai, e poi si porta pure un po' di doni da appunto regalare a questo popolo per ruffianasseli un pochino, no? Perché sai, a chi è che non gli piace ricevere un regalo? Ora, nonostante tutta la sua grande preparazione, lui è proprio pronto, sta là per partì, ma il governo indiano gli nega il permesso di avvicinarsi all'isola. E questo perché? E ve lo spiego dopo. Comunque lui, che fa? Si ferma, ma chiaramente no, così fisso, proprio in fissa come sta, decide di corrompere, di pagare 2 pescatori per farlo portare vicino all'isola. Li paga circa $300, quindi è abbastanza cari. Però vabbè, lui li paga e si fa portare vicino all'isola. Sti 2 verranno poi arrestati. Allora che fa? Una volta arrivati vicino alla spiaggia, si fa lasciare, lui prende un kayak che intanto si era portato sulla barca e si avvicina alla spiaggia da solo. Lascia i doni, perché già li vedeva che ci stavano, lascia i doni. Però si comincia un po' a cagare a mano, perché questi qua gli cominciano a puntare addosso gli archi con le frecce pronti a scoccare, no? E quindi se ne torna di corsa sulla barca, perché non lo so mica, eh. Però poi più tardi ci ripensa, comincia a pensare, porca miseria, io glielo voglio proprio inculcare questo cristianesimo in queste anime senza Dio. Quindi lui che fa? Ci ritorna una seconda volta, questa volta tentando di approcciare, insomma, di comunicare, no, con questo popolo. Solamente che non gli va tanto bene, perché arriva un tizio che gli spara una freccia e lui si para con la Bibbia che si era portato appresso, quindi
Dai e Bibbia, effettivamente questa volta è servita a qualcosa. A sto punto però scappa nuovamente sulla barca, perché sai com'è, mi hanno appena tirato due frecce, io sono un po' meno convinto. Però non desiste. Infatti lui che fa? Che pensa? Lui pensa che gli indigeni sono spaventati da che cosa? Dalla barca dei pescatori che sta poco più in giù. Quindi che fa? Gli dice: guarda, raga, voi andatevene via, lasciatemi da solo qua, perché questi effettivamente sono spaventati, che cazzo ne sanno che è una barca di ferro. In realtà lo sapevano. Però voi andatevene e io vado da solo. Bene. Purtroppo ragazzi, questa è l'ultima volta che qualcuno vedrà in vita il nostro amato John, proprio perché lui sull'isola ci lascia le zampette. Il governo indiano tentò più volte di recuperare il cadavere di sto poro disgraziato, però alla fine rinunciò, perché il rischio di un combattimento, una battaglia fra appunto i soccorritori e il popolo indigeno era troppo alto e non valeva, il gioco non valeva la candela. Ora, perché secondo voi il governo indiano gli ha negato il permesso di andare sull'isola? Beh, in realtà ci sono diversi motivi. Il primo motivo, e forse quello anche più banale, è perché il popolo dei sentinellesi è ostile. Quindi se tu vuoi andare sull'isola, c'hai qualcosa che non va nel cervello. Perché? Perché tutti i contatti, o meglio, quasi tutti i contatti che ci sono stati in passato con questo popolo non sono andati proprio bene. Parliamo di quelli che sono andati bene. Allora, una volta sono riusciti a incollasse un uomo, una donna e quattro ragazzini e a portarseli sul continente, sulla terraferma. E non è andata proprio bene, perché i due cristiani grossi sono morti poco tempo dopo, proprio per quel discorso del sistema immunitario, no? Quindi sono morti di qualche malattia. E i quattro ragazzini invece l'hanno riportati di corsa sull'isola, perché sa com'è, non è che vogliamo fargli proprio fa fine di quelli che sono morti. E quindi li riportiamo, però li riportiamo insieme a un sacco di doni, no? Per far vedere che noi siamo quelli bravi, no? Come se la morte delle due persone potesse essere compensata da un po' dei regaletti, però vabbè. Altri contatti, diciamo, avvenuti in modo pacifico sono quelli di un'antropologa indiana chiamata Triloknath Pandit, scusate la pronuncia ma non so minimamente se si dice così. Nel 1967 l'antropologa fece una visita sull'isola, solo che la prima non andò molto bene, perché gli indigeni reagirono col solito lancio delle frecce, eccetera eccetera. Nel 91 invece riuscì effettivamente ad avere un contatto pacifico con il popolo, gli portò il regalo delle noci di cocco e non so che fa, che si fa con un popolo indigeno che non parla la tua lingua né capisce minimamente quello che stai a dire? Stai là e ti guardi, fondamentalmente. Che fai? Quindi, a parte questi pochi tentativi effettivamente riusciti di avere un contatto pacifico col popolo indigeno, tutti gli altri non è che sono andati proprio bene. Ci sono stati anche dei casi in cui, ad esempio, due pescatori di granchi, che però pescavano lì in quelle zone illegalmente, non potevano pescare, ancorarono la barca poco distante dalla riva. E l'ancorarono male però, perché effettivamente poi questa barca fu trascinata dalla corrente a riva. Questi, regate, questi rimangono solo i vermi. Il governo indiano mandò un elicottero a recuperare i cadaveri di questi due stronzi, solo che la missione fallì, perché i sentinellesi scambiarono l'elicottero per un bersaglio probabilmente, quindi l'elicottero tornò a casa con tutte frecce ficcate di sotto. Era diventata una faretra. Nel 2004, dopo ormai il famoso tsunami che tutti quanti ricordiamo, mandarono un elicottero per vedere se effettivamente gli indigeni erano sopravvissuti a quel disastro, ma quelli stavano meglio di loro, raga, perché l'elicottero anche in questo caso tornò a casa, che non c'aveva più la funzione di mezzo di trasporto, ma era diventato un puntaspilli. Ora, vorrei chiudere con una citazione del buon John. Ragazzi, pensate che io sia pazzo nel voler fare tutto questo, ma penso fermamente che valga la pena far conoscere Gesù a questo popolo. Per favore, non arrabbiatevi con loro o con Dio se io rimarrò ucciso. No, 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 io m'apio con te. Io m'apio con te. Né con loro né con Dio. Io m'apio con te. Ma che cazzo fai, zio? Mo, la morale, ragazzi, qual è la morale? La morale è che nessuno dovrebbe sentirsi in dovere di esportare la propria cultura o la propria religione a chi non gliene può fregare di meno. Fatevi i cazzacci vostri, i cazzacci vostri. Ma soprattutto, non andate a rompere i coglioni a chi i coglioni non si vuole rompere. Specie se c'hanno l'archi con le frecce. Oh regà, allora, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, fatemi sapere che ne pensate di tutta la vicenda. Vi lascio dei link alle pagine di Wikipedia e anche ad altri articoli che ho trovato e su cui mi sono documentato per raccontarvi questa storia. E niente.
noi ci vediamo al prossimo video. Ad esempio, due pescatori che non erano proprio pescatori, diciamo, autorizzati a pescare là in quelle zone, stavano pescando un po'...